Parrocchie romane e accoglienza profughi. Titolo di questo servizio di ieri a firma di Giulio Golia. Io voglio dire semplicemente questo, che quel servizio mi ha profondamente lasciato perplesso. Perplesso perché? Perché il buon Giulio, per l'appunto, in questo servizio, che io considero una sorta di indagine, indaga, nel senso che manda per l'appunto una famigliola formata da sole due persone, maschio e femmina, probabilmente proprio profughi, in giro per le parrocchie di Roma. Sono più di 300 le parrocchie romane, di quelle viste da Giulio Golia sono più di 30, da quello che lui avrebbe detto. La situazione non è delle migliori, infatti a ogni parrocchia a cui questa famigliola composta da lui e lei si rivolgono, ecco che la risposta è sempre la stessa. No, non possiamo ospitarvi, non possiamo, dovete rivolgervi, come alcune parrocchie avrebbero detto, alla Caritas. Detto fatto, nel senso che lui e lei, i due profughi che si trovano appunto in questa situazione, decidono di recarsi proprio alla Caritas, ma anche qui ricevono, per così dire, una porta in faccia, nel senso che, da quello che avrebbe detto una persona che lavora alla Caritas, sembra che per l'appunto ci deve essere la comunicazione da parte di una parrocchia. La parrocchia deve chiamare, deve dire: guardate, ci sto mandando una famiglia di profughi, e poi può avvenire per l'appunto l'accoglienza di questi profughi. Io veramente questo servizio l'ho seguito molto, mi ha profondamente colpito. Vi invito a vederlo nel web, sul sito ufficiale di Iene, www.iene.ames.it. Perché qui su YouTube purtroppo non lo troverete, in quanto vige il copyright, ciò significa che se una persona lo carica, esso verrebbe eliminato all'istante. Vi consiglio di andarlo a vedere questo servizio, vi colpirà, vi lascerà veramente esterrefatti. La situazione sarebbe questa. Comunque è stato molto bravo il buon Giulio Golia a realizzare questo video. Complimenti, il video termina qua, iscrivetevi, commentate.